Oh, allora, Ilaria. Che si fa? Buon Natale, ragazzi! Buon Natale! Che si fa in questi casi? Un balletto? No, Ilaria, era un po' un... Avete annunciato veramente un annuncio da stadio. Un grandissimo affetto. Da star? Da stadio? Da star. Sono qua in veste natalizia, mi viene subito da pensare che veramente in questo Natale... Lo sport su Sky non si ferma, ma mai, questo è uno dei tanti argomenti che tratteremo. Innanzitutto, come stai? Seguitissimo, quindi che devo dire al pubblico che ci guarda da casa, veramente grazie. Sono veramente splendido. È stato l'ultimo acquisto, sì. L'ultimo acquisto di questa stagione, un acquisto ovviamente plurigarantito sì. Da un'esperienza enorme. Giorgio è tante cose, non è soltanto un giornalista sportivo, è tante cose insieme, è una sensibilità meravigliosa. Ma Vialli, Billy Costa Curta che rimane sempre con noi, noi continuiamo a sentirci sempre tutti una squadra unica. Sì, però so che a Natale la Serie A, vabbè, si ferma, ok, però la Serie B continua. Insomma, i Lakers contro i Knicks. Grande sfida. È una sfida enorme, tra le altre c'è il tennis. Ah, quindi me lo sta lì sotto l'albero. No, lì ad aspettare tutto del 2012. E poi la tecnologia nuova, le nuove proposte, no? Sky Go, Sky On Demand, insomma, tutti i modi per averci sempre insomma in casa, fuori, non dimenticarsi mai che noi non l'ho ancora visto, ma è un altro degli appuntamenti che non mi voglio perdere, anche perché devo confessare che non è che sono proprio questo genio della cucina, quindi quando impazzisce qualcosa esce la classica. Ma sai, la bellezza di quel programma al di là del non è un programma concorrenti che se la sentono proprio di, ci credono. Di esserci lì in quella cucina padrone, ecco, quell'arroganza che non mi potrò mai permettere, perché? Okay. Salvo qualche corso dai grandi cuochi di MasterChef. Tutti gli uomini dell'area d'amico. Ruffiani assolutamente, quindi gli uomini di casa sì. E quelli di Sky Calcio Show, ma semplicemente quest'anno è in crisi e quindi chissà. No. Cioè austerity, insomma, non è che il nostro figlio può fare eccezione, nel senso, no? Bisogna sì, iniziare però a fargli capire che ci sono annate e annate. Vedremo poi un 2013 bello vivace, perché insomma lì in vetta alla classifica è tutto aperto. Cioè, dici che si riapre all'insegna della sfida vera. Dall'altra parte ci sarà un anno importante perché si va alle elezioni e quindi ci sarà anche un anno di racconto politico bellissimo, un altro degli eventi che hanno segnato anche questo nuovo cammino di Sky. Io se posso ci sono, ragazzi. Perfetto. Grazie. Buone vacanze. Anche Buon Natale. A te, tanti auguri, Ilaria. Ci rivediamo presto. 2013. Assolutamente, sì. Con novità. Ciao Ilaria.